di... Allora, oggi voglio fare un esperimento culinario che sarà, già lo so, senz'altro fallimentare, perché quando si tratta di fare dolci è un disastro, già annunciato, già comunque ovvio, perché poi io cambio gli ingredienti, modifico quello, modifico quell'altro, già lo so che tutto quello che serve non ce l'ho, quindi modificherò, però non fa niente. Oggi voglio fare il mio pranzo, anche perché ho pochissimo tempo, e voglio fare un mug cake, quindi quei dolcetti che a vederli sembrano così semplici da fare dentro di una semplice tazza, cotti nel microonde per pochissimo tempo, che sembra che vengano fuori delle cose fantastiche. E quindi io oggi ci proverò a farne uno per il mio pranzo, e comunque vada io lo assaggerò, a meno che proprio non sia completamente carbonizzato e bruciato, perché sì, io voglio fare queste cose, e questo video, anche se sarà un completo e totale fallimento, io lo pubblicherò lo stesso. Quindi iniziamo. Ho trovato una ricetta, ma non ho tutte le cose precise, quindi faremo un po' a occhio. Ci servono 4 cucchiai di farina, perché poi il problema è che ho visto questa ricetta, che tra l'altro non era neanche in italiano, e potevo cercarne una in italiano e comunque che prevedesse l'uso del microonde, perché quella che ho visto io, cioè mi piacevano gli ingredienti, però poi la cottura non era al microonde, era su una piastra, boh, una cosa un po' strana. Io invece ho il microonde, quindi con la cottura faremo un po' a occhio come ci viene. Quindi 4 cucchiai di farina, 3 cucchiai di zucchero, perché io adoro troppo ovviamente il mio zucchero è tutto a blocchi, perché io non è che mi sono preparata prima, no, io improvviso sempre, nei miei video c'è sempre improvvisazione, infatti poi sono fallimentari. E cioè, perché a me piace troppo, ma veramente troppo, pasticciare in cucina, e io ho questo maledetto, sto facendo un po' molto a occhio, maledetto vizio di non seguire mai le ricette, perché non lo so, lo trovo noioso. A me piace inventare, moltiplicare, sostituire gli ingredienti se non li ho con qualcos'altro, ma ovviamente è tutto fatto poi di testa mia. Cerchiamo di dare una parvenza di cosa a questa cosa piena di grumi e vediamo un po' che succede. Poi un cucchiaio di cacao, io direi che il Nesquik è fantastico, che poi tra l'altro io non ho nemmeno il Nesquik, ma ho anche di meglio, perché ho questo del Milka, che è qualcosa di fantastico. Quindi un cucchiaio di questo, un cucchiaio di olio. Sono proprio quasi emozionata, perché quando cucino proprio sono contenta, mi piace. Un cucchiaio di olio, 3 cucchiai di latte. Vediamo un po'. Non verrà fuori niente, già lo so. Si brucerà come minimo. Perché una volta, ai primi tentativi di dolci che provavo a fare con il microonde, mi succedeva proprio questo, cioè che il dolce fuori era carino, era, cioè, normale, dentro carbonizzato. Quindi io direi tanto di mescolare per vedere comunque se manca qualcosa, se aggiungiamo qualcosa. No, allora direi che come consistenza forse un pochino più di latte male non farebbe. Comunque adesso aggiungiamo ancora tutto e poi sì, aggiungiamo un pochino di latte, lievito, e qui arriva il pezzo, uno dei pezzi migliori, perché io ho un lievito per dolci già avviato da un bel po', quindi sarà anche bello che morto, e qui niente, ce lo mettiamo un po' giù a caso, ma credo che, cioè, non è che ce ne voglia tantissimo, ma essendo il mio lievito morto, io direi di mettercene un po' per sicurezza, magari qualcosa succede. E poi un altro pezzo migliore è che qui dice di aggiungere un cucchiaio di gocce di cioccolato, che io naturalmente non ho, e andrò a sostituire. Comunque ho deciso di aggiungere un pochino di latte, poco, perché secondo me ci vuole.
Allora, siccome non ho le gocce di cioccolato e non mi andava di comprarle, perché poi una volta che io ce le ho in casa, le mangio, ho deciso, qui c'è una baraonda infernale, mi rendo conto, di metterci un bel biscottino, un batticuore, questi qui del mio bianco, che sanno di cioccolato in modo incredibile, un profumo spaventoso, lo sbriciolo dentro un semplice tovagliolo, tanto che si sbriciolano subito, lo sbriciolo e lo aggiungo. Ma sì, secondo me può funzionare, può funzionare, non è detto che funzioni. E quindi niente, ci aggiungo il biscottino frantumato. Secondo me questo è proprio il tocco di classe di tutto il dolcetto. Vediamo. Mamma mia, mi sento proprio tipo un piccolo chimico, una cosa del genere. Io ho fatto un macello solo per fare questa cosa. Comunque la consistenza c'è. Il profumo di cioccolato c'è. Ma adesso arriva il pezzo migliore, la cottura, così a occhio. E vediamo che succede. Allora, io ci ho messo tutto. Ora tocca al microonde fare la sua parte. Adesso l'assaggio. Perché mangiare i preparati dei dolci è qualcosa di fantastico. Ah, eccoci qua. Allora, io direi di non metterlo proprio al massimo. Facciamo tipo 500 per 1 minuto e 45 e vediamo che succede. Cioè, ha finito e si vede un pochino il dolcetto. Vediamo. Si sente anche il profumo. Però secondo me non è cottissimo. Allora, qualcosa è successo, però ovviamente non è cotto. Quindi mandiamolo un altro po'. E direi sempre a 500. Facciamo un minuto. Secondo me ce la faremo. Sono fiduciosa. Sì, fiduciosa. Io intanto ho preparato anche lo stecchino per fare la prova dello stecchino e vediamo se si è cotto, perché secondo me ci possiamo anche stare. Cioè, io sono proprio emozionata. Vediamo. Secondo me è cotto. Cioè, ci siamo. Facciamo una cosa, lo mandiamo un altro pochino. Io ho sempre paura che al centro sia carbonizzato. Facciamo sempre a 500, 40 secondi. E poi direi basta e poi lo guarniamo. Ok, secondo me va bene così. Allora, secondo me è cotto, è carino e adesso lo guarnisco. Allora, ho deciso quindi di guarnirlo con un pochino di yogurt sopra. Io ovviamente ho il mio Easy Yo fidato. Questa settimana ho questo che è al mango e non mi dispiace, veramente l'ho anche proprio anche quasi finito, perché lo mangio veramente tantissimo. Quindi ci mettiamo sopra un pochino di yogurt, che così me lo raffredda anche, perché è bello bollente. E per dargli anche un tocco di croccantezza, questo credo che dopo lo finisco, qui ci aggiungerei anche un pochino di cereali, ma sì, un po' di cereali che hanno anche delle pepite di cioccolato. E quindi io direi che il mio pranzo è a posto. Allora, adesso arriva il momento dell'assaggio del nostro dolcetto. È cotto, non ci credo. È buono. No,
vi scriverò la ricetta sotto nell'info box con tutte le mie modifiche, quindi al posto delle gocce di cioccolato io vi ci metto il biscottino. No, è veramente buono. No, non ci credevo proprio. Non ci credevo. Comunque, approfitto di questo video per raccontarvi un po', perché è da un po' che non posto video, ma nemmeno foto su Instagram. Non lo so. È stato un momento in cui ero un pochino demoralizzata, comunque delusa da Instagram, no, da YouTube, perché vedo che chi fa successo su YouTube molto spesso sono persone che non hanno dei talenti in particolare, ma se a volte sono proprio anche dei ragazzini che a me un pochino inquietano, che magari fanno semplicemente delle cose stupide, pericolose o anche illegali e hanno successo. No raga, è buonissimo, buono buono, fantastico. Comunque, quindi non lo so. E poi un'altra cosa che mi dà fastidio è vedere che anche persone che non solo non portano contenuti, magari anche originali, hanno successo e non sanno magari nemmeno scrivere bene l'italiano, parlare bene l'italiano, non dico parlare bene l'italiano perché nessuno di noi magari sa proprio parlare in modo perfetto l'italiano, ma comunque un minimo, no? E rimango aggiudita, non lo so, queste cose non mi piacciono perché, cioè, ti tolgono veramente la voglia di metterti magari un attimo a pensare di poter fare qualcosa magari di nuovo, un video, ma no, di parlare di un argomento senza seguire la massa, magari fare qualcosa che ti piace, ma mi fa passare veramente la voglia perché vedo che comunque poi uno non è premiato, no? Io non lo so. Comunque è buonissimo. Metteteci anche che ho fame. Oggi pranzo super. Per esempio, no? Anche ultimamente, tutto il caso che è scoppiato, ma comunque anche prima, no? Su Follettina Creation. Io poi capisco che YouTube è una piattaforma libera, no? Dove chiunque può caricare video, pubblicare quello che vuole. Però ora io capisco anche che è un personaggio che viene seguito più, diciamo, in modo negativo che positivo, però viene comunque seguita, guadagna dei soldi facendo queste cose e secondo me è allucinante. Cioè, uno che guadagna soldi attraverso comunque gli insulti, l'odio della gente, perché la maggior parte dei video hanno più dislike che like, e non lo so, è assurdo. Comunque, ha fatto anche le ferie. Sì. Ferie orrende. Allora, sono stata praticamente 4 giorni a Rimini. E vivo. Mm.
mi sono annoiata. Sono stata anche, ma semplicemente perché io appunto al mare non so che fare. L'albergo no, l'albergo era bello, è stato un bellissimo albergo, però il mare mi annoia. Mi sono anche incontrata con l'inizio, quindi la prima sera, della Notte Rosa, e c'era il concerto di Alvaro Soler. No, raga, l'allarme. È cotto anche in fondo, cioè, è tutto cotto questo dolcetto, cioè è fantastico. Non ci credo. È riuscito. Però secondo me, se ci riprovo, viene una schifezza. Comunque, il concerto, raga, è stato noioso. Un po', vabbè, io non è che sono una grandissima fan, conosco quelle 3-4 canzoni famose, no? Però raga, noioso. Infatti stavano a parte tutti. E la Notte Rosa non l'ho capita. Cioè, io ho visto solo camion di street food, che non è roba che mangio io, quindi non mi attira, però capisco che c'è chi lo ama e per quello fa piacere. Io mangiavo in albergo, quindi ero a posto. Street food, musica alta, non mi ha coinvolta particolarmente. E poi l'ultimo giorno al ritorno sono passata invece in un altro casetto lontano dal mare, che volevo visitare, comunque un paese che ha un significato storico, e lì è stata bene. È stata una giornata bellissima, ma semplicemente perché ho visto tante cose che magari avevo solo letto nei libri, e quindi non è piaciuto tantissimo. Ma il mare no. Io intanto l'ho finito ed era buono, non ci credo, era buono. Per cui questa ricetta io ve la scrivo sotto nell'info box, perché è da rifare. Finito? Io direi a questo punto che mi finisco anche lo yogurt. E quindi boh, ho avuto comunque, ecco, questa mancanza proprio di stimoli e di voglia anche di fare foto su Instagram. Poi probabilmente ora ricomincerò perché mi stanno venendo un po' di idee, però non lo so, vedere comunque, ecco, che viene premiato chi non fa altro che comprare cose. E quindi compra cose, viene premiato chi fa cose stupide o magari anche appunto illegali, viene premiato. Ma è una cosa che mi dà fastidio è vedere chi scrive male le parole. Non dico in inglese, perché ci può stare che uno sbaglia a scrivere in inglese, ma basterebbe comunque prima di scrivere cercare. Ma chi sbaglia anche l'italiano, liberamente, non posso vedere. Io mi sforzo anche su WhatsApp di scrivere comunque sempre bene. Mi sforzo, se non si vuole una parola, prima la cerco e poi la scrivo, perché non voglio perdere l'allenamento. Cioè, mi rendo conto che sennò a scrivere sempre questi messaggi corti, magari con le abbreviazioni, con le faccine che sostituiscono le parole, si perde tutto. Io invece evito, infatti i miei messaggi sono sempre lunghi tantissimo, perché per me scrivere i messaggi su WhatsApp è come parlare con quella persona, quindi non uso abbreviazioni, non uso nulla, e sembra che mi sopportano, quindi io continuo a farlo.
Non tanto, ho finito anche lo yogurt, così almeno stasera me lo faccio nuovo. E niente, il mio mukbang è finito. Sono super contenta del risultato, cioè veramente, cioè per me essere riuscita a fare questo dolcetto è un po' come essere riuscita a fare un dolce complicatissimo, tipo di quelli a mille piani, con mille preparazioni diverse, no? Ma è un grandissimo risultato, ve lo dico, ve lo assicuro. E quindi niente, ci vediamo al prossimo video e seguitemi sui social, sotto trovate tutti i link. Cliccate anche sulla campanella per essere avvisati quando pubblico nuovi video e ci vediamo presto. Ciao!